abbiamo fatto una partita importante, nel senso che è una partita che volevamo vincere e non l'abbiamo vinto. Quindi non sono soddisfatto, perché io volevo vincere così come loro, così come tutti i tifosi. Però è indubbio, secondo me, che ormai nel giorno di ritorno questo sia anche un'altra squadra, un altro Bari. Ormai credo che competa con chiunque. Nelle ultime tre partite noi non abbiamo raccolto quello che meritavamo per quello che abbiamo seminato, ma probabilmente è perché noi dobbiamo ancora completare un processo di maturazione, di consapevolezza, perché alla fine poi ci sono le occasioni per poter magari chiudere le partite, o ci sono i momenti in cui bisogna leggere e magari non pagare dazio, come abbiamo fatto sull'espulsione. Però tutto questo, per essere acquisito definitivamente, occorre del tempo. Io sono convinto e sono contento del fatto che comunque anche il mio presidente ha visto che noi ci prepariamo per vincere tutte le partite, poi non sempre si può. Nella seconda parte della stagione, secondo me, questa squadra è cresciuta molto, perché il Bari che ha incontrato il Bologna stasera non è il Bari che lo ha incontrato da loro. E noi, secondo me, possiamo in questo momento competere contro chiunque, vincere contro chiunque, anche perdere. Siamo disposti anche a perdere per poter vincere. Dispiace solo che, secondo me, nelle ultime tre partite, se avessimo fatto 7 punti non c'era nulla. Quindi è chiaro che sposti gli equilibri e le emozioni delle persone, quindi dei tifosi e di chi segue il Bari. Però, secondo me, è più difficile controllare e far passare ai giocatori il fatto che soprattutto fuori ci sia sempre questo tipo di fiducia, ma noi siamo professionisti, dobbiamo accendere l'interruttore e via. Ognuno di noi si aspettava qualcosa in più dopo che loro sono rimasti in 10, però comunque hanno tanta qualità. Abbiamo incontrato una squadra, secondo me alla fine dell'anno arriverà seconda, perché secondo me ha delle qualità individuali superiori, secondo me, in questa categoria. Però è normale che ci abbiamo provato, ci sono state delle occasioni, anche l'occasione di De Luca, l'occasione di Defendi, magari Caputo, che bastava una girata che passasse, magari si riusciva a fare gol. Ci sono state delle occasioni, non siamo riusciti. Dopo tanti anni è la prima volta che mi succede di vedere assegnato un calcio di rigore di espulsione, dove oltre il danno ci sarà anche la beffa di 2 o 3 giornate di squalifica per il nostro capitano. Con un Bologna che questa sera era venuto davanti a 40.000 spettatori a giocarsi una grande partita, come lo voleva fare il Bari, lo stava dimostrando, sia tutte e due le squadre lo stavano dimostrando che poteva essere una bella partita. Il gol di vantaggio ci faceva pensare che Bologna potesse portare in porto l'intera posta. Questo non è successo per l'episodio che avete visto, e non solo quello, perché poi la partita si è talmente innervosita, dove poi le due squadre hanno finito sia in 10-1 e in 9 addirittura il Bologna. Quindi un grande applauso ai nostri ragazzi che con tante difficoltà, eppure in 9, hanno portato su un campo difficile come questa sera, quello di Bari, un risultato importante, anche se rimane, come ho detto, oltre il danno anche la beffa.